Allora, per quanto riguarda mercoledì cominceremo gli lunedì e martedì cominceremo le visite mediche, soprattutto per quelli già tesserati e per i ragazzi. Mercoledì cominceremo qui allo stadio e quindi poi diciamo saremo un cantiere di lavoro. Io mi auguro con l'aiuto del comitato che questo cantiere possa essere chiuso nel giro di 15 giorni, anche se è chiaro una finestra per fine mercato comunque vorremmo conservarcela. Quindi chiederemo al mister un po' di sacrifici e vedremo. Quindi stiamo studiando, siamo in una fase di studio. Lo staff Montefontana abbiamo deciso come secondo il signor Miccio, che tanto bene ha fatto in questi anni a livello giovanile, e abbiamo ritenuto opportuno promuoverlo e metterlo al fianco di Fontana. Sul preparatore atletico e preparatore di portieri stiamo ancora valutando e decideremo comunque entro lunedì. Grazie signor Mattia. Alfonso Cuomo della testata Roma. Passo. Luca Esposito di Tutto Nocerino. La prima tecnica. Ci devi presentare una natura speciale, no? Sono tutti in una natura speciale. Una cosa, un altro membro per quanto riguarda il settore giovanile, invece da chi sarà composto? Senta, io sono arrivato ieri mattina. Se mi date l'opportunità, innanzitutto perché stiamo valutando molte cose. Che non avrà sia, credo che comunque faccia parte della storia della Nocerina, quindi avrà quel ruolo che merita e da anni qui non è assolutamente in discussione. Sarà sicuramente un punto di riferimento anche per me, perché è un pozzo di conoscenza, quindi non abbiamo avuto ancora modo di poter valutare per parlare del settore giovanile, ma sicuramente lei parla con uno che è fautore del settore giovanile e anzi farà il possibile e l'impossibile per far sì che si punti molto sul prodotto interno, e quindi se c'è la possibilità di poter fare dei miglioramenti cerchiamo di farlo. Io ripeto, posso mettere a disposizione anche il settore giovanile una certa esperienza molto vasta, anche visti i risultati ottenuti a livello giovanile nelle mie passate collaborazioni con altre società, soprattutto importanti come Torino e Napoli. Seconda domanda, vista appunto i risultati ottenuti positivi sia da Beretti che Allievi, è ipotizzabile comunque che ci sia il salto in prima squadra di vari giovani? Questi, ho risposto prima, saranno fase di attenta valutazione questi primi giorni della preparazione. Valuteremo se riteremo opportuno che possano far parte della rosa, bene, altrimenti cercheremo di fare in modo che vadano a farsi le ossa in un campionato dilettanti, che forse diciamo 95-96 è molto più adatto che di un campionato Beretti. Grazie. Danilo Franz della Gazzetta dello Sport. Giuseppe Della Porta, proprio ospitante di Telenuova, lo facciamo parlare per l'ultimo. Grazie avvocato e complimenti a lei, che sta facendo davvero una aprivista per lei. No, chiedo al direttore, visto che quest'anno più di altre volte forse con i nuovi regolamenti i giovani saranno determinanti, ci sarà la caccia ai giovani di valore per fare la differenza e per arrivare nei primi 9 posti anche per una questione contributiva. Le chiedo quali sono i canali preferenziali come amicizie da cui magari si attingerà per arrivare a determinati elementi di valore, cioè quali sono le società con cui la Nocerina si interfaccerà maggiormente. È chiaro che comunque se parliamo di elementi di prima fascia, ahimè siamo in ritardo e purtroppo non è colpa nostra. E valuteremo, personalmente ho buoni rapporti con tutti, e valuteremo in base anche alle disponibilità di queste società, perché è chiaro, se deve arrivare qualcuno è perché deve essere gradito e di conoscenza. A scatola chiusa non prendo nulla, non sono abituato a prendere nulla, devo conoscere il calciatore, quindi altrimenti vedremo,
abbiamo buoni rapporti con tutte le società, io almeno personalmente ho rapporti con tutti. Ieri è stata una giornata frenetica, mi sono arrivate tantissime telefonate, soprattutto di colleghi, perché come dice Ligabue, abbiamo amici che neanche sappiamo, finché va bene ci leccano il culo, e abbiamo casse di Malox per tirarci lo stomaco. Mi auguro che il Malox sia in esaurimento, perché ne ho ingerito tanto. La seconda domanda è sulla imminente partenza della stagione, perché c'è la Coppa Italia che incombe praticamente. C'è una linea che avete già studiato a livello di programma tecnico-tattico per non arrivare magari sprovveduti, ecco, alla prima data utile? Stiamo studiando, io l'ho detto prima, stiamo studiando, sono arrivato ieri. Quindi stiamo studiando, vedremo. Certamente ci faremo trovare pronti, adesso chiaramente non saremo al 100%. E qual cercheremo. La tattica che magari avete studiato insieme al mister? Giocheremo in 11, questo è sicuro. Poi bisognerà vedere al calendario se ci tocca portare pure i palloni e che giochiamo in casa. Grazie direttore. Passiamo adesso a mister Fontana, che si sottoporrà ovviamente alle domande dei giornalisti. Invertiamo l'ordine, partiamo da Peppino della Morte, in modo che poi concludiamo con Fiorenzia. Riparto da una curiosità di cui stavamo parlando prima a bocce ferme, insomma, perché con Fontana ci siamo visti varie volte da avversari, tra virgolette, da calciatore. Però mi diceva che Di Livio, Di Livio è stato qui giocatore importante, non c'era, è partito proprio con la sua carriera, non c'era. Le ha affibbiato questo nomignolo Gigni. Vuole spiegare un po' a tutti perché Gigni allora? Ma è stato quando ci siamo conosciuti a Padova, nella fase di presentazione della squadra. Piacere Fontana come Jimmy il cantante, va bene se ti chiamiamo Jimmy? La conquista del mondo. Sì, quello magari era anche un bellissimo presagio. Il discorso è che pensavo fosse, che rimanesse lì, cioè che fosse limitata, invece poi ha avuto un livello mediatico, è andato così oltre le mie aspettative che mi conosco più come Jimmy che come Gaetano, preferisco Gaetano. Lei prima ha detto nel suo preludio che è importantissimo il reunion con la piazza, cioè comitato, stampa, tifosi, è fondamentale avere tutti quanti lo stesso regno, insomma, con cui viaggiare su questa parte. Le chiedo cosa si aspetta dai tifosi, perché poi lei ha anche ribadito che i risultati sono determinanti per un allenatore, per una squadra. Ecco, che cosa si aspetta dai tifosi? Ma quello che Se io dico una cosa è perché l'ho vissuta e perché la sento, e quando da giocatore ho vinto è perché c'era questo interesse comune, ma è ovvio che l'interesse comune nasce da quello che fa la squadra, perché non ho mai visto un pubblico che trascina la squadra se non il sentimento parte da dentro al campo. E io mi auguro di poter trasferire questo tipo di emozione ai miei ragazzi, perché dico, se vogliamo conquistare la gente dobbiamo dimostrarlo in campo, non aspettate che parte da lì, perché non verrà mai, anzi ci sarà qualche critico di più, ci sarà qualche critico che punterà il dito e pronto lì a denigrare il lavoro che stiamo facendo e che state facendo, perché è insito nella natura umana cercare di trovare, no, il capello nell'uovo, come suol dire. Per cui io credo che sia importante che ci sia questa unione di intenti, però lo sforzo maggiore deve fare la squadra, deve fare l'allenatore a trasferire una sua mentalità, una sua visione, e quindi poi che le cose vadano insieme fino alla fine. È normale che oggi diventa tutto estremamente più difficile, ma ripeto, io bandisco la scusite acuta, perché non sono assolutamente uno che si nasconde, sono qua, sto mettendo la faccia, siamo a zero, non abbiamo quasi nulla, ma siamo pronti per partire, dopodiché saremo i diretti responsabili di tutto quello che accade e sappiamo quello che ci aspetta, per cui faremo tutto il possibile per allestire una squadra che abbia una sua identità, che possa far felice i nostri tifosi, che faccia felice voi nel vederla giocare, nel vederla esprimere, soprattutto se esprime un sentimento, che la voglia di lottare per una squadra con una storia così importante. Grazie. Passiamo adesso a Danilo Franzi della Gazzetta dello Sport. Salve mister, nella sua squadra ideale, che giocatori, le caratteristiche dei giocatori più o meno
ha un ideale a livello di caratteristiche, non so, qualche. Lei prima era un numero 10, è stato un grande numero 10. Può fare comodo a questa nocerina un giocatore dalle sue caratteristiche? Sì, infatti abbiamo chiesto una deroga alla Lega di C. No, anche giocare. Ho chiesto una deroga alla Lega C, soprattutto quando c'è qualche calcio di punizione, nonostante c'è la deroga. Poterlo far andare a fare la sostituzione volante. Stavo dicendo se era come Messi, ma non per la bravura, perché, ripeto, al di là di quelle che possono essere le caratteristiche tecniche di un giocatore, a me quello che mi piace di più è conoscere l'aspetto motivazionale e umano. Il direttore prima stava facendo l'introduzione a quello che dovrebbe essere l'identikit ideale del giocatore, cioè deve venire qui ed essere motivato anche perché si guadagna poco. Ma questo lo sappiamo tutti, ma lo diciamo con grande dignità, perché tra l'altro dire anche guadagnare poco rispetto a gente che non ha un posto di lavoro è anche una bestemmia, no? Siamo qua, stiamo puntando sul nostro lavoro, stiamo puntando su una società, una piazza importante, ed è normale che chi viene qua, oppure qualche tesserato già della Nocerina, se si vuole fermare deve rientrare in quelli che sono i parametri di riferimento della società in questo momento. Chi se la sente, bene, chi non se la sente si capisce anche, come dire, le esigenze di qualsiasi tipo di persona, per cui sappiamo che chi viene qua deve essere solamente motivato, perché non viene qui per altre ragioni. Grazie Franz. La seconda. Volevo chiedere soltanto se predilige qualche modulo in particolare o... Sì, ci sono, ma tutto dipende anche dal mercato. Cioè possiamo parlare di numeri, ma se non arrivano giocatori con determinate caratteristiche è impossibile fare numeri o dare numeri, perché rischieremo di darli sul serio. Abbiamo finito? Grazie Franz. Passiamo a Luca Esposito con delega. Tutto lei sostituirà un mister che hanno c'era, diciamo, un grande, perché ha fatto grande anche a Calanzano. Un pezzo di storia che soprattutto si chiama Gaetano. Lui mi suggerisce, però con me ha perso, ha fatto bene pure a Calanzano, quindi. Ha riportato la Nocerina in B dopo 33 anni. È stato anche un mister molto amato dal pubblico. Questa cosa potrebbe preoccuparlo o può spingerla solo a fare rispetto? Innanzitutto sono felice che Autieri sia andato in Serie B, perché credo che almeno quella sia la categoria che merita per quello che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Io conosco professionalmente Autieri, non personalmente, perché, ripeto, essendo stato anche allenatore a Calanzaro, i suoi collaboratori sono stati i miei allenatori e mi raccontavano della competenza e della conoscenza del